L'accoltellamento nella chiesa di Cristo Buon Pastore a Sydney è stato un atto di estremismo religioso. Ad affermarlo è la polizia del Nuovo Galles del Sud, che ha arrestato un ragazzo di 16 anni per l'aggressione in cui lunedì sera sono rimasti feriti il vescovo che stava celebrando la messa e un sacerdote. It's my decision to declare this a terrorist incident was the actions of the individual who attended, we will allege attended that church with a knife, armed with a knife, and stabbed the bishop and priest, and others were also injured. We believe there are elements that are satisfied in terms of religious motivated extremism. In un messaggio sui social media, la Chiesa ha dichiarato che i due religiosi sono in condizioni stabili e ha chiesto le preghiere dei fedeli, anche per l'aggressore. I media locali descrivono il vescovo come una figura divisiva su questioni come Covid e comunità LGBTQ+.